Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a imparare un riff contenuto nel mio metodo avanzato per bassisti e l'esercizio numero 7. Allora, partiamo con un bel si bemolle strappato. Poi arriviamo con il pollice in thumb sul si bemolle grave, tasto 1 corda di la. Poi prendiamo il sol come corda vuoto, come segnato anche in partitura. Attenzione alla ritmica qua, perché ta 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 ta. Dopo Emeron mi bemolle fa, poi ghost note strappata sulla corda di sol e si bemolle grave. Siamo al terzo quarto della prima battuta. Facciamo questo movimento. Dopo una pausa di un ottavo e di nuovo un thumb sul si bemolle grave. Proviamo la prima battuta. Perfetto. Quindi esercitati a pezzettini, man mano che fai una mini frase, poi la leghi un'altra e vai avanti. Seconda battuta, andiamo nel numero 1. Uguale a prima, quindi si bemolle, sol a vuoto e la bemolle strappato. Poi ci spostiamo con il mignolo, andiamo a strappare il do. Un do. Dopo, per ripartire, per rilanciare, facciamo questo doppio Emeron molto usato nello slap. Si bemolle do e mi bemolle fa. Lo puoi fare 1-4 o 1-3. Dipende tanto da come prendi poi il si bemolle acuto. Puoi prenderlo sia col 3 o col 4. Vanno bene tutti e due. Riparte uguale la prima parte. Sulla seconda andiamo a fare la variazione dopo aver fatto uguale. Allora, questa frasetta è molto carina. Siamo sul terzo quarto dell'ultima battuta. Levare di ottavo, quindi un, andiamo a fare un pull off strappato do si bemolle unito a un Emeron fa sol in thumb. Ok, te lo faccio ancora lento. Poi andiamo a mettere ancora uno strappato ghost sulla corda di sol e un thumb in ghost sulla corda di re. Ti faccio la mini frase. Questo qua è un po' inverso a quello che si fa di solito. Di solito si mette prima il thumb e poi lo strappato. Ma perché viene fatta? Perché poi la ripartenza è con lo strappato. Quindi se io strappo, poi do il pollice, poi mi ritrovo in automatico facile con lo strappato. Infatti la fine del giro deve coincidere poi con l'inizio del giro dopo. La frase non finisce sulle due ghost, ma finisce sul si bemolle dopo. Poi ripartiamo, appunto, questo si bemolle è l'1. Proviamo a farlo lento lento. E poi ripartiamo e lo facciamo ad oltranza. Adesso ti metto una base con la batteria un po' rallentato e andiamo a suonarlo insieme. Io ti ringrazio per aver visto il video e ci vediamo alla prossima. Thank you.